Hey guys, fala galera, la chicos, come sa va? Ciao ragazzi, siamo qui oggi per portarvi un video un po' differente dagli altri, praticamente un video informativo e riguardo alcune cose nascoste che non sono state rilasciate in questo DLC e che poi verranno anche comunque rilasciate in futuro. Ok, partiamo da questa cosa, da questa foto ragazzi. Questa è una foto che ho fatto io con il mio Rockstar Editor, praticamente, perché è una gara che ho fatto insieme a dei ragazzi italiani, e che praticamente è una gara che non esiste più, che non è più disponibile nel social club, praticamente nel gioco, e che praticamente è come se fosse stato un errore di Rockstar che ha rilasciato queste gare, che forse magari usciranno settimana prossima, non so quando. E praticamente questa gara si chiamava Double Loop, una cosa del genere. E praticamente raga, ci sono anche dei video proprio di questa gara che è stata fatta. E che dirvi, ci sono altre gare che se voi andate nel social club potete vedere tutti praticamente, che sono delle gare premium e che potete anche aggiungerle al gioco, ma non potete farle perché c'è bisogno del rango 99.999, come ben vedete, e che sono la gara ambientata a Vespucci, un'altra sul Monte Ciliad e un'altra ancora. Praticamente sono gare che sono impossibili da fare ora e che potremmo fare solo come anche scritto nel Newswire, ovvero che le nuove gare, che comunque verranno rilasciate nuovi contenuti nelle prossime settimane, quindi forse si intende nuove gare stante che sicuramente faranno solo bene. E poi raga, abbiamo questa cosa qui che secondo me è una delle più importanti. Sono dei tweet fatti da questo tale Crew Boss che andando a scovare nei file di gioco ha trovato queste novità per il nostro creatore. Praticamente ci saranno più di 310 oggetti, o 305, 315, comunque super giù, 310 oggetti nuovi installati, diciamo messi nel creatore. Vi ricordo, il 2 agosto verrà aggiornato il creatore, verrà implementato con questi nuovi oggetti, e ci saranno 45 tracks, che sarebbero 45 circuiti, forse si intendono tipo tutte quelle, tipo le strade dritte con i cordoli o con le curve, queste cose qui che abbiamo già visto nelle Stunt Race, quindi sono addirittura 45. Poi abbiamo 93 materiali per le gare, credo che sarebbero tipo rampe, spirali, robe del genere, quindi dei template, proprio dei modelli già fatti di stunt. Credo anche ci siano robe del genere. Poi abbiamo 103 race items, praticamente sarebbero sempre altri oggetti e sono tipo delle ruote, sono il traguardo, i segni stradali, dove girare per esempio a destra, a sinistra con gli sponsor, cose che abbiamo visto comunque anche in queste nuove gare stunt. Quindi addirittura 103, ragazzi, ne sono tantissime, perché mi pare che ce ne siano di vari colori diversi, anche stessi oggetti con vari colori, vari sponsor diversi. E poi abbiamo 69 miscellaneous items, che sarebbero oggetti miscellanei, come dire, misti, tipo sono i tubi, oppure le cose di velocità per mettere la velocità o per diminuire la velocità, quindi turbo oppure diminuire la velocità, robe del genere, raga, tipo anche che ne so, le trombette che voi a volte sentite quando fate un salto, la musica rock sentite quando prendete il salto con la moto, queste cose qui. Quindi ci sono tutte queste novità che verranno introdotte il 2 agosto. E raga, io non vedo l'ora che esca questo creatore, perché ne devo fare di belle, di cotte di crude, anche se uscirà il 2 agosto. Io credo che comunque andrò in vacanza, non so, a metà agosto, roba del genere, quindi avrò poco tempo per fare, però cercherò di portare, di creare gare nuove ovviamente. Per chi si chiede ancora dello speciale di 100k, raga, ve lo porterò sicuramente ancora, non me lo sono dimenticato, sicuramente vi porterò la mia gara fatta con Rockstar Editor e altro sicuramente. Ah, dimenticavo ragazzi di dirvi che hanno scoperto anche altri nuovi veicoli, mi pare 5 nuovi veicoli, tra cui certe cose strane come un camion di vigili del fuoco personalizzabile, che praticamente verranno rilasciati in queste settimane, tipo 2 veicoli a settimana. Quindi magari vi porterò un video al più presto con proprio le fotografie di questi veicoli o con addirittura dei montaggi, e vi farò vedere queste nuove auto. Mi pare che non ci siano super, tipo ci siano delle sportive, delle auto fuoristrada, robe del genere. Se siete arrivati fino a qui, mi raccomando, lasciate un like e noi ci vediamo al prossimo video di oggi, ragazzi, lo speed test delle nuove trig auto, dove vedrete una bella sorpresa. Ci vediamo al prossimo video. Follow El Noise.